I più tutti bellissimi, ma i più interessanti sono stati quelli dell'avvocato Tania Borelli, perché ha fatto un intervento con un entusiasmo straordinario, ci ha messo tutta la sua vitalità. Poi c'è stato quello, me ne sono segnati, quello di Francesco Baldari, che ha voluto proporre la scuola della mediazione. Io sono d'accordissimo, perché è una cosa importantissima una scuola, una formazione per i mediatori, però come ha detto Ballanza, che non ci sia un business, devono essere corsi a basso costo, perché se no qui quando ci presentano dei corsi... Noi, caro Alessandro, di bassi costi siamo esperti ormai. Lo so. E poi dell'avvocato Di Bugno, perché mi fa molto piacere, perché io sono stato uno dei primi, anzi sono stato il secondo a aver contattato la nazionale calcio dei mediatori. Poi finisco con l'intervento della signora Enac, perché mi ha fatto rivivere in 5 minuti 10 anni della mia esperienza romena in mediazione. Il tuo contatto con la Romania? Sì. Ci porterai a Parigi, no? Sì, perché poi, oltre ad aver portato i mediatori romeni nell'Unione Europea, io ho vissuto... Unione Europea dei mediatori. Romeni nell'Unione Europea. E io ho vissuto proprio... gli anni precedenti al 2001, quando lei parlava di quell'orfanotrofio, io ho vissuto quando c'erano quei bambini che venivano chiamati bambini di Ceaușescu, che vivevano nelle fogne insieme ai cani, e molti sono scomparsi senza saperne traccia. Dicono addirittura di essere stati utilizzati per traffico di organi umani. Invece una cosa positiva, perché la Romania ogni anno, io ci andavo... due volte all'anno, ogni anno migliorava. Nel 2010 è nato un progetto interessantissimo, Mediazione alla Pari, che cosa significa? La costruzione di organismi di docenti e di studenti che risolvevano nell'ambito scolastico le loro controversie, una collaborazione tra Italia e Romania. Brevemente i risultati, perché quello doveva essere il mio intervento. Primo, come si è detto, i mediatori rumeni sono nell'Unione Europea. Dei mediatori. Sì, dei mediatori. Poi, secondo, come ambasciatore dell'Unione Europea per Camaiore, dei mediatori per Camaiore, io ho cominciato a contattare tutti i vari sindaci e presidenti della Versilia, ed infine prossimamente avrò l'incontro, che quello ti farà molto piacere, con la Deborah Bergamini per il trasferimento della sede a Lisbona. E perché il nostro progetto è avere la sede dell'Unione Europea dei Mediatori a Lisbona, dove è la sede dell'ente del Consiglio d'Europa, centro nord-sud del Consiglio d'Europa. E sarebbe per noi fantastico. Scusate la mia confusione, ma...